Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi cominciamo con le review dei tots della Bundesliga. Non vi sto portando le preview, ci tengo a specificarvelo perché mi sembra inutile farvi una preview dove di base abbiamo tutte quante delle carte con delle statistiche super pompate e quindi, insomma, se uno le guarda dice cavolo, sì, magari è forte, però poi lo vai a provare e di base non lo è. Quindi per quello sto preferendo fare direttamente le review dopo aver testato i giocatori. E a proposito di test, oggi vi porto il test che ho fatto ieri live di Bellingham, di Nkunku e di Sule. Quindi praticamente tre dei giocatori più hypati di questo tozzo della Bundesliga. Vi posso dire che già probabilmente qui dentro abbiamo un Avenger che si erge su tutti gli altri. Ma comunque mettetevi comodi e gustatevi le clip. Partiamo con il re del centrocampo, perché questo Bellingham solo così può essere definito. Guardate con le L2 la rapidità dei movimenti e come si francobolla agli avversari. Per non parlare di quando recupera il pallone e si lancia con queste cavalcate dove punta l'area avversaria a suon di speed boost con le lunghe leve, entra in area di rigore, agilissimo destro-sinistro per arrivare alla conclusione. E guardate come finalizza bene, è molto aggressivo anche con il raddoppio, vedete ancora una volta grazie alla sua agilità, come quando recupera il pallone già pronto per rovesciare l'azione. Qua con questo pallonetto propizia anche la rete di Lewandowski. Full automatico, vedete io come mi avvicino e senza schiacciare il tasto del contrasto lui va a recuperare palla. Bellissimo l'L2 e poi quello che mi fa impazzire sono anche gli autoblock. Vedete lì un movimento che insomma nessuno gli aveva chiesto di fare, cerca di recuperare palla e lo fa alla grande. Passiamo a Nkunku, l'altro giocatore che insomma a centrocampo mi è piaciuto veramente tanto. Qui intercettazione automatica a go-go, anche lui molto veloce palla al piede anche se non ha lo stesso speed boost bruciante di Bellingham, però insomma quando c'è da dover rovesciare l'azione lo fa alla stragrande. Pecca un po' nel work rate perché quel normale normale davanti lo fa rimanere alle volte un po' passivo e quindi fa un po' di fatica a dare una mano. In difesa invece è molto preciso, molto puntuale in tutti gli interventi. Vedete qui come si fa a schiacciare praticamente sulla linea dei difensori, in mezzo al campo e sempre sui passaggi degli avversari, eppure quando c'è da uscire altissimo qui a ridosso dell'area di rigore avversaria è una garanzia. Guardate qua anche come è preciso nei contrasti, quindi anche lui super super approvato. Passiamo invece a Sule, che è un giocatore un po' controverso. Innanzitutto gratuito, quindi il consiglio è quello di sbloccarlo. Vedete com'è imponente, ha una stazza fisica impressionante. E questa cosa, da un lato, gli permette di essere molto efficace negli autoblock, molto efficace quando c'è da fare come quell'intervento, come col gambone, ha recuperato il pallone. Un po' meno efficace invece con l'L2. Vedete che sì, è preciso, però non ha quella agilità di tanti giocatori con l'L2. Vedete, fa un po' di fatica. Qui sì, mi sono mosso io bene in anticipo, però non è scattante. Una bella roba che fa sono le scivolate, perché essendo molto, molto lungo, quando si estende è una meraviglia. Tuttavia, vedete, anche con l'L2 in uscita lo potete utilizzare. Gli darò un bel voto, ve lo spoilero, soprattutto considerando che è gratuito, però insomma. Allora, raga, dopo averli provati, partiamo da Bellingham perché fa veramente uno sport a parte. Insomma, sembra. Perdonatemi sempre la voce, ma il Covid, insomma, sapete già. Sembra di avere un Avengers, non lo so, Iron Man, Thor, un po' una fusione tra tutti quanti. L'alto alto si sente che è una meraviglia perché vi fa sia la fase difensiva che la fase offensiva con la stessa intensità. 4 di skill e 4 di piede debole, quindi quando si tratta di dover toccarla col sinistro. Non è un problema. Quando si tratta di dover fare magari una crocchetta più passaggio, non è assolutamente un problema, quindi è veramente top già su quelle che sono le info di base. Poi anche un cavallo di 1,86 ed è solo che è meglio. Molto veloce, raga, accelerazione 94, si sente tutta, in particolar modo lo speed boost è una roba senza senso. Velocità scatto anche molto bene, infatti prende molto bene campo, anche quando c'è da andare in campo aperto, vista anche la sua stazza e le sue lunghe leve. Un tiro fenomenale, sia tiro a giro che tiro di potenza, quindi quando c'è da dover segnare lo può fare tranquillamente. Passaggi anche qui ad un livello veramente top, top, top. Super agile con l'L2, ma soprattutto anche quando ha la palla tra i piedi, quindi assolutamente valido e vero quel controllo palla 96, quel dribbling 96, quell'agilità 97, la reattività 98 per l'L2. Giocatore che è veramente totale. Intercettazioni 92, lettura difensiva 92, lo rendono anche estremamente automatico. Sta sempre piazzato bene sulle linee di passaggio.
anche quando magari sta un po' fuori posizione, cerca sempre di andarsi a ritrovare la posizione giusta. Forza 87, aggressività 99. Questo veramente vale tutti i centesimi spesi per una carta di questo tipo. Per me è più forte anche di Gullit Moments, è una roba proprio fuori di testa. È il centrocampista più forte di quest'anno, ma probabilmente è uno dei centrocampisti più forti che ci siano mai stati nella storia di FIFA. Quindi per me, se avete la possibilità di linkarlo, di metterlo in squadra, avete i soldi, lo piccate, eccetera, non dovete perdere neanche un secondo. Sto Bellingham va messo titolare, punto fine, per forza. Sun Kunku invece, che è il secondo giocatore provato, il discorso è un po' diverso. Perché? Innanzitutto parliamo di un giocatore di 1,79 m, quindi parliamo di quasi 10 cm in meno. 4-4 come Bellingham, piede destro, però abbiamo una grave pecca che è quello del rendimento normale normale, perché se in fase difensiva non lo sentite più di tanto perché le stats incredibili lo fanno stare sempre nel momento opportuno per recuperare i passaggi e per stare addosso agli avversari, quando si tratta invece di dover andare a supportare la manovra offensiva, o ve lo chiamate voi avanti con l'L1 o con degli 1-2, o proprio Son Kunku non ne vuole sapere, è molto passivo ed è un grave deficit per un giocatore che, se avesse avuto, non dico alto alto, ma anche alto normale, sarebbe stato veramente una roba fuori di testa. Quindi attualmente io un Kunku non, forse lo piazzo in una top 5 dei migliori centrocampisti, ma lo pongo dietro anche a De Bruyne, che invece ti fa entrambe le fasi con una qualità e una quantità assurda. Poi, per carità, è molto veloce, non ha lo speed boost e il passo di Bellingham perché è più piccolino, ma è molto veloce, ha una bellissima finalizzazione, dei passaggi della Madonna, è molto agile perché comunque il body type è quello che è, non ha troppa forza, non ha troppa aggressività, forse anche quello è un po' il problema che lo rende passivo. Però a livello difensivo poi ci siamo, perché le intercettazioni ci sono, la lettura difensiva c'è, buoni contrasti, buona scivolata, precisione testa non è un fenomeno perché è bassino, però devo dire la verità, io l'ho giocato da mediano e non mi ha assolutamente fatto rimpiangere altri giocatori anche di livello superiore, perché magari ha un pelo di difesa in meno, sopperisce con un po' di quantità rispetto ad altri, quindi a me è piaciuto tanto. Il prezzo è alto perché secondo me questa è una carta che si deve aggirare più o meno sul milione, milione e cento, così è veramente troppo. Mi sento di consigliarvelo assolutamente sì, perché comunque vi dà tutta una serie di link stra interessanti, però io gli do un 8, non è che gli do un voto da fuori classe assoluto, perché mi aspettavo molto di più, mi aspettavo un 5 di skill che l'avrebbe praticamente stravolto. Ma soprattutto mi aspettavo un cambio di work rate che sarebbe stato veramente il, diciamo, quid in più su un giocatore di questo tipo. Concludiamo questo video con Sule, che innanzitutto io vi dico di sbloccarvi perché è gratuito, quindi vi mettete là, vi fate i vostri obiettivi, vedete come vi viene e ve lo siete fatto. Se proprio vi fa schifo, lo buttate dentro alla SBC e non ci avete grossi rimpianti. Però, soprattutto visto quanto era stato OP il flashback, non me la sentivo di lasciare questo qua buttato così, perché l'altro già era fortissimo. Qualcuno magari storcerà il naso per quel 46 di elevazione, ma è un Cristo di 1,95, problemi non ce ne sono. È abbastanza veloce, anche se quando lo vedete per la prima volta pensate di avere in mano Buffalo Bill, è immenso, è un cinghiale sto Sule, quindi magari il body type lo appesantisce un po'. Accelerazione e velocità scatto non sono proprio 89 ed 88. Quello che più mi ha fatto triggerare di questo giocatore qua è l'L2, perché quel 90 di reattività vi assicuro che è strafake, cioè non è vero mai nella vita che ha 90 di reattività Sule, anzi è un po' più piantato, però non ha un cattivo L2. Se giocate tanto di anticipo, anche con il tagliare linee di passaggio, lo sentite. In area di rigore sentite tantissimo gli autoblock, eccetera, eccetera. Però non vi aspettate follie per quanto riguarda lo stare dietro ai micromovimenti avversari, perché se beccate un avversario che è bravo con i micromovimenti, con Sule vi fa venire mal di testa, perché fa fatica, nonostante si attacchi bene, a coprire tutti quelli che possono essere i movimenti per via di, insomma, di questa sua pesantezza, che è la prima cosa che percepite quando lo provate. Poi vabbè, stats difensive da predestinato assoluto, intercettazioni 90, precisione testa 94, lettura difensiva 91, contrasto e scivolata,
Quindi assolutamente al top. Io vi dico, sbloccatelo perché sbloccatelo. Stile ombra, ovviamente. Però io a questo gli do un 7,5. No? Non mi sento di metterlo in una top 5 neanche. Probabilmente in una top 10. Ma forse faccio fatica anche in una top 10. E già vi posso spoilerare che poi vedete nella review domani mi è piaciuto molto di più Ndika perché è molto più agile ed è molto più aggressivo. Quindi questa come anticipazione per domani. Per questa prima review è tutto, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se avete provato o trovato nei pick della Weekend League qualcuno di questi giocatori. Io vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Non mi resta che augurarvi una buona domenica. Un abbraccione al vostro Liberoschi. Ciao!